È una vita che non giocavo a Eden Eternal e qua ci sono i MPG. E non posso cancellare perché non mi ricordo la password per cancellarli. E non posso neanche creare un nuovo PG. Perché? Perché non mi ricordo la password per cancellarli. Però di un PG mi ricordo la password. Ma è livello 12, quindi è quasi l'inizio. Ho saltato la parte tutorial e sono nella prima vera mappa. Tranquil Hill, la collina tranquilla. Che cos'è Eden Eternal? È un MMO con una FOV veramente schifosa, cazzo. Io qua per FOV intendevo lo sfondo sfocato e ho detto FOV erroneamente. Sorry. Non pare che ci sia una FOV, ma pare che sia ubriaco come la merda. Guardate che brutta. Vedete? Non dovrebbe... Vabbè. Che cos'è? Ci già portai un video e provo a rispiegarvelo e a farmi una partita. Intanto, prima di parlare... Guardate che figa questa... Medusa Gesù, non... E sono nelle prime mappe. Oppure questo granchio. Guarda che carino. Ho addirittura i buff. Iii! Che figo. Vai. La peculiarità di Florenzia, che non è questo, la peculiarità di Eden Eternal è il fatto che puoi tenere le armi invisibili a mo' di sega, che puoi cambiare classe. Puoi cambiare classe come ti pare, tra cacciatore, thief, cleric, magician, non c'è nessun limite. L'unico limite, se così vogliamo chiamarlo, è il livello. Per dirvi, il knight, che appartiene alla categoria melee, ha bisogno del character, ovvero il nostro personaggio, a livello 25 e il warrior a livello 10. Oppure il martial artist, non riuscirò mai a dirlo, tanto è inutile che ci provo. Character livello 40 e thief livello 25. E così discorrendo, però se volessi essere un cleric, quindi facciamo finta che le mie parti serve un healer, andiamo sicuramente a metterci addosso la staffa, per dirvi, e possiamo castare magie e curare. Vabbè, voi vedete che c'è una spada perché questa è la skin dell'arma, la tolgo, eccola. Questa è la versione, tra l'altro, official, non è quello di Vendetta. Chi di voi ha giocato a Vendetta? Me lo consigliate? Non ditemi, sì, te lo consiglio, senza spiegarmi... Che cazzo è quello? Vi do un motivo per giocare a Eden Eternal. È un validissimo motivo. Guardate... Oh, nice ass, dude. Facciamoci le queste. Però voglio un po' usare il... l'archer. Abbiamo anche la nostra tigre. Chiaramente per dubbi potete chiedermi e cercherò di rispondervi il meglio possibile. Bello, mi dice che c'è una quest, invece non c'è un cazzo. Bisogna uccidere i Mech Raptor. Cosa carina di Florenzia? Ma non è Florenzia, Ed, perché? Eden Eternal è il fatto che potete, cliccando, andare automaticamente dove c'è da killare nemici. Ma un cinghiazzo. Questo lo ammazzo a prescindere. Fresh pork. Change my mind, ma la porchetta per me è sopravvalutata come carne. Vede che non so cosa dire per parlare della porchetta. Che cazzo vuol dire su Eternal? Ah, una cosa che posso dire è che appunto ogni classe ha il suo livello di classe, come vedete qua sotto, e il suo character, quindi crescono indipendentemente l'un dall'altro. In più, per dirvi, l'Hunter condivide le skill verdi, che sono del ramo, vedete che è di color verde, ma anche le skill della classe, quindi l'Engineer avrà queste skill. Come l'Hunter, perché sono skill di colore, ma in più l'Engineer avrà, come nel caso dell'Archer, le class skill. E skill uniche, tra l'altro ve lo dovrò far vedere l'Engineer prima o poi, è praticamente Iron Man. Cioè, togliamo anche praticamente, è Iron Man. Non so se si percepisce dal gameplay, ma è un gioco stra mega chill. Ragazzi, guardate! Oh cazzo, questo cinghiazzo enorme. Cosa droppi? Il suo trofeo. Ah, mentre l'effetto di una mia skill è un buff del Warrior. Però questo è troppo forte, cioè ci massacrerebbe se proviamo a killarlo. Ragazzi, finatevi. Proviamoci. Manco... No, no, no! Vabbè. Niente, persi per sempre. Ah, fortuna che eri incoglionito. Dove va? Sta scomparendo. My time is gone. Posso fare solamente una critica? C'è il buff che avete visto prima, che è quello del piccione, in cui mi aumenta la precisione e la velocità dell'attacco, che appunto ha l'icona di un'aquila, Eagle. Adesso vi faccio sentire che suono ha. Ehi, ma sto stronzo sta usando le spade per castare la magia. Devi cambiare arma, stronzo. Imbecille. Sentite il rumore di Eagle? Attenzione. È una gallina. Spence, vecchio mio. Ragazzi, guardate!
È tra l'inquietante horror. Tra l'altro ha anche un po' di costumi, e adesso ve li mostro. Ecco, le ali se non sbaglio si muovono quando tiro le skill. Sono costumi che ho ottenuto gratis nel gioco. Poi vi spiegherò un giorno come, se mai continuo la serie. Ah, è come mount, c'è anche il tacchino. Bellissimo. Beh, non c'è molto da dire in realtà, dovrei fare il dungeon, sì, ma quello c'è una cabrio. Aspetta, wait, wait, nice cock, no, me lo censuro. Nice cock, rispondimi. Oh, aspetta un attimo, vedete le ali che si aprono? Comunque parlando di cock, non è per dire niente, ma devo di nuovo uccidere altri uccelli. Io non so chi di voi ha giocato in Nether. Io non so chi di voi ha giocato in Nether. Vabbè, non importa, raga, andate a fa. Io non so chi di voi ha giocato Red Eternal. Però è un gioco molto, molto, molto carino. Ci ho passato l'intera vita. Avete visto che in PG ce l'ho al 60. Tanto andiamo a completare le quest. E vi vorrei almeno far vedere il dungeon. Un dungeon. Questi numeri qua sotto servono per salvarsi i preset. Quindi magari mettete sul numero 1. Ah, è il tizio che usa le spade e sta riposando. Potete fuck up. In modo che, ripeto, mettete qua magari il melee, qua il ranged e qua il magico. Così quando cambiate classe cambiate anche il preset. Roba molto molto comoda. Cambio un po' classe e metto il ladro. Niente tra l'altro vi vieta di mettere la spada nella mano e lo scudo al ladro. Sì, perché comunque può indossare lo scudo e prendere a cazzotti i nemici. Però vabbè. Sasageyo, Sasageyo. Molto, molto meglio. Vi apre proprio l'ane. Ti affetto la famiglia. Questo è un boss che conosciamo anche bene ormai. E sapete una cosa molto interessante: non solo potete vedere che skill usa e cosa vi droppa, ma ha una barra, la Black Point. Come si scalfisce questa barra affinché lui droppi meglio e si stanna? Facendo slash, pierce e lightning. Ogni boss ha delle sue debolezze. E col fatto che voi potete switchare, magari su un boss che è molto vulnerabile ai lightning, magari si usa più skill lightning mettendo appunto il mago, magician, e usate magari questa skill, lightning, a posto che magari fire. Naso chiuso, ti spacco il culo. E ci sono due modalità per fare il dungeon. Una da due entrate, quindi potete farlo al massimo 2 volte al giorno, che è quello easy, ti dà meno exp, meno loot, eccetera. L'altra potete farla fino a 10 volte al giorno, ed è quello hard, però vi dà più exp e loot e bla bla bla. Chiaramente noi che abbiamo la forza, parliamo l'easy, perché sennò ce lo rompo nel culo. Versione easy. Si mobba. Se mi rompo nel culo. Non ce la faremo mai. O forse sì. Baffa. Minchia, adesso vi spacco. No, no, siete voi che spaccate. Siete voi che spaccate. Ma avete avuto solo fortuna. Ma più calma. Il primo boss. Quaid. Lightning e Fire. Ok, dobbiamo cambiare classe e mettere il Magician, se no non gli facciamo niente. Ok, abbiamo preso l'aggro di lui e basta. Ottimo. Vai tranquillo, tranquillo. L'altro l'ho paralizzato col ghiaccio. Vai, io rompo l'armatura. Breakpoint. Ma posso spammare quello che ci pare. Una volta che avete rotto l'armatura, ragazzi, vi lutta molto più frequentemente. E potete pure divertirvi usando la skill che volete. Ma io posso fare tipo una mezza tamarrata, cioè mi metto invisibile, che sono invisibile. Vediamo se mi sgamano. No, perché sono più bassi di me di livello. Perfetto. Vado da invisibile solamente per mostrarvi l'altro boss. Sì, ma qua va bene. Avete capito? Ma questa è un'altra storia. Io vi ringrazio per la views e vi saluto e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao. Ehi, ciao. Ti consiglio di guardare gli altri video. Fallo!